Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale, vediamo i titoli principali della giornata di oggi. Commemorazione dei defunti, messa al Pantheon per i caduti in guerra. Cimitero inglese di Siracusa, deposta una corona di alloro. Investe e uccide un uomo in Calesse, si costituisce alle forze dell'ordine il responsabile. Bufera d'acqua nel Palermitano, un uomo finisce dentro un tombino, viene salvato dai passanti. Calcio Serie D, Trapani, Siracusa e Vibonese in fuga. Bene, queste le notizie principali del nostro telegiornale, vi aspettiamo dopo la pubblicità per proseguire con queste e anche con altre notizie. A dopo. Torna anche quest'anno a Palazzola Crede Agrimontana, la festa d'autunno in uno dei borghi più belli d'Italia. 4 e 5 novembre, due ricche giornate all'insegna della cultura e del buon cibo. Degustazioni, stand gastronomici, escursioni e visite guidate, mercatini e mostre, musica e spettacoli. Sabato, grande serata con i falsi d'autore. Agrimontana, a Palazzola Crede, in Piazza del Popolo e Corso Vittorio Emanuele. Sabato 4 e domenica 5 novembre, a Palazzola Crede. Il mio lavoro si basa su quello che vedo e come lo vedo. Ho scoperto di essere presbite e ho bisogno di un paio di occhiali da vicino. Da Ottica Quartarone mi hanno consigliato una soluzione sola. Le lenti progressive della Galileo per vedere bene da lontano, a media distanza e da vicino, il tutto con un solo paio di occhiali. Da Ottica Quartarone trovi le lenti fotocromatiche Transitions e la tecnologia Blue Stop per proteggere i tuoi occhi dai dannosi raggi ultravioletti e dalla luce blu. Ottica Quartarone ti offre anche la garanzia di adattamento e di pagamenti rateali e ti aspetta nei nuovi locali di Viale Luigi Cadorna 3133 Siracusa. Ottobre è il mese della prevenzione, della vista e del benessere visivo. Vieni per un controllo gratuito. I tuoi occhi lo meritano. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo delle celebrazioni in città in occasione della commemorazione dei defunti. Oggi 2 novembre alla Chiesa del Pantheon, nella messa presieduta da Padre Massimo Di Natale, alla presenza delle istituzioni locali in onore dei caduti in guerra e appunto dei cari defunti. Sentiamo. Oggi 2 novembre, commemorazione dei defunti, diverse le celebrazioni in città, una giornata intensa è iniziata con la messa in onore ai caduti di guerra. La messa è stata presieduta da Padre Massimo Di Natale alla Chiesa del Pantheon, alla presenza del sindaco Francesco Italia, il nuovo prefetto Raffaella Moscarella e dai comandanti delle forze dell'ordine. La missione dei nostri fratelli caduti fa parte del servizio al bene comune. Un momento di riflessione e di unione nel ricordo di chi per il servizio civile ha dato la propria vita per la patria.
Ci ritroviamo in questo sacrario che custodisce la storia siracusana, in modo particolare la prima guerra, la grande guerra del 15-18. Di ritrovarci ogni anno insieme alla città, alle autorità civili e militari rappresenta non solo ricordare, quindi portare al cuore, pregare in suffragio delle anime dei nostri cari, quanti hanno dato la vita per la patria, ma anche per noi diventa un impegno per costruire giorno dopo giorno la civiltà dell'amore, quella civiltà che purtroppo in questi ultimi mesi si trova a far i conti con diversi conflitti, non solo in Ucraina, ma anche nella Terra di Gesù, in Medio Oriente e in altre parti del mondo. Allora così ci siamo presi spiritualmente l'impegno comune di prenderci cura l'uno dell'altro, il senso dell'accoglienza, il senso del servizio, il senso del dare ogni giorno la nostra vita lì dove il Signore ci chiama, perché questo possa essere per noi anche un servire la patria, un dare anche senso e significato alle nostre quotidiane azioni. Presente questa mattina al Pantheon è anche la cugina di primo grado del magistrato Paolo Borsellino, vittima della mafia. La signora Giuseppa Borsellino ha avuto il piacere di presenziare per rappresentare sempre la via della legalità nel ricordo del grande esempio lasciato dal cugino Paolo, morto nel tentativo di sconfiggere la mafia. Cerimonia per la commemorazione dei defunti anche dei caduti della Polizia di Stato. Una breve cerimonia presso il piazzale della Questura. Il vicario del questore Maria Ludovica Scacco ha deposto una corona di alloro presso la stele che riporta i nomi dei caduti della polizia. Alla sobria cerimonia nel piazzale antistante l'ingresso della questura hanno partecipato gli agenti della Polizia di Stato, i rappresentanti dell'AMPS e dell'amministrazione civile dell'interno. Il cappellano della Polizia di Stato Don Giuliano Gallone ha presieduto un breve momento di raccoglimento e di preghiera. E dalla chiesa del Pantheon le celebrazioni in occasione del 2 novembre si sono poi spostate al cimitero inglese di Siracusa per deporre una corona d'alloro in onore dei caduti in guerra, anche lì presenti le istituzioni locali. Vediamo tutto. Commemorazione dei defunti, la città si unisce in onore dei caduti di guerra. Al cimitero inglese di Siracusa la tradizionale benedizione e deposizione della corona di alloro. Una camminata composta, calma ed elegante, le istituzioni locali schierate sul verde prato curato del cimitero inglese hanno marciato verso la corona di alloro, sulle note della tromba con il tipico suono delle parate che mette sull'attenti in onore della patria. Nuovo prefetto di Siracusa, oggi una giornata che la vede presente, una delle prime cerimonie, diciamo, qui a Siracusa. Sì. Ah, la prima! La prima, sì. Il significato della giornata di oggi, soprattutto in un periodo storico come questo, prefetto? Sì, indubbiamente, lo dicevo prima a uno dei suoi colleghi, sono particolarmente commossa di cominciare, fare la mia prima uscita pubblica per una ricorrenza di questo genere, che ci ricorda, voglio dire, il sacrificio di tanti per la democrazia e per restituirci un futuro di libertà. Quindi mi fa molto piacere, ho partecipato veramente con grande emozione a questo momento, sia alla messa al Pantheon che a questo momento di ricordo e di commemorazione di questi defunti. Ha espresso parole profonde il sindaco Francesco Italia, ricordando le guerre in corso. Sindaco di Siracusa, oggi commemorazione dei defunti, quindi d'obbligo onorare anche i caduti. Ecco, il significato della giornata di oggi e quanto si può riportare di questo nella giornata di tutti i giorni di ognuno di noi? Ma questo 2 novembre capita in un momento storico davvero delicato, difficile, davanti all'orrore, il terrore che nasce da quelle immagini che arrivano dal Medio Oriente. È ovvio che viviamo anche la tragedia della guerra in Ucraina, ma questo giorno può e deve essere un giorno ancora per considerare e riflettere su quanto sia folle la guerra,
per quanto sia folle che in questo momento ci sono migliaia di famiglie che piangono, anche civili che piangono, morti senza senso. E quindi portare questa giornata nella quotidianità significa lavorare per la pace anche nel nostro quotidiano, nel nostro piccolo, perché io sono convinto che l'uomo sia fatto per la pace e non per l'odio e per la guerra. Cambiamo argomento, andiamo a parlare dell'incidente mortale avvenuto ieri in Contrada Fusco, perché ieri pomeriggio si è costituito ai carabinieri il responsabile dell'incidente che ha visto appunto la morte di un uomo di 69 anni insieme al suo cavallo. Sentiamo. Si è costituito nel tardo pomeriggio di ieri il responsabile dell'incidente mortale avvenuto alle 5:30 di ieri mattina nei pressi del centro commerciale di Contrada Fusco, dove ha perso la vita Antonio Di Nicola di 69 anni mentre era alla guida del suo calessino trainato da un cavallo, travolto da un'auto, una Citroen C2, morto anche il cavallo poco dopo l'incidente. L'automobilista che ha provocato l'incidente è un uomo di 40 anni residente nella zona di Tivoli. Il magistrato ha raccontato di non essersi accorto dell'impatto con il calesse e aveva notato comunque di essere stato superato da un cavallo a forte velocità, ma non aveva compreso di aver urtato il calesse. Si era spostato da Tivoli per recarsi a comprare le sigarette in città, per questo stava percorrendo quel tratto di strada vicino al centro commerciale quando sul cavalcavia è avvenuta la tragedia. L'impatto con il calesse e la fuga subito dopo del cavallo, che ha terminato la sua ultima corsa alla rotatoria all'ingresso della città. L'automobilista che ha provocato l'incidente, anziché fermarsi per prestare soccorso, ha proseguito il suo viaggio. Secondo il suo racconto, solo nel pomeriggio ha appreso la notizia e quindi il sospetto che potesse essere lui il responsabile dell'incidente mortale, decidendo così di costituirsi al comando dei carabinieri di Siracusa. La procura ha affidato l'inchiesta alla polizia municipale e si indaga sui reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Un centro anziani viene chiuso con un provvedimento da parte del comune, ma il titolare prosegue tranquillamente la sua attività. A fare la scoperta sono stati poliziotti durante un controllo proprio per assicurarsi della chiusura del centro. Sentiamo. Nonostante il provvedimento di chiusura, continuava l'attività di un centro per anziani, denunciato il titolare. Erano state riscontrate delle irregolarità in un centro anziani nella zona alta di Siracusa, chiuso quindi con un provvedimento formale del comune. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Siracusa hanno comunque effettuato giorni dopo un controllo presso la struttura finalizzato ad accertare l'effettivo rispetto del provvedimento preso. Ma con sorpresa dei poliziotti, all'interno del centro tutto continuava. Vi erano ancora gli anziani ospitati e il personale della struttura che proseguiva la normale attività lavorativa. Tutto si svolgeva quindi regolarmente, ignorando il provvedimento precedente di chiusura. Pertanto è stato denunciato il titolare del centro. A Palermo, a Bagheria, una bufera d'acqua ha fatto scoperchiare i tombini, dove è caduto dentro un uomo che è stato salvato poi dalle persone appunto che passavano per la strada. Sentiamo. Il maltempo ha scoperchiato i tombini in diversi comuni della provincia palermitana. A Bagheria un uomo di 78 anni è caduto dentro un chiusino che era stato scoperchiato dalla furia dell'acqua. L'anziano, mentre stava percorrendo via Lanza di Trebbia nei pressi di un panificio, è finito dentro un pozzetto. A soccorrerlo alcune persone della zona che con una scala sono riusciti a tirarlo fuori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. La zona è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti della polizia municipale. L'uomo, dopo essersi ripreso dallo shock, ha rifiutato il ricovero in ospedale. Allagamenti si sono registrati a Termini Merese, Campofelice di Roccella, ma anche a Bagheria, Ficarazzi e Villabate. La statale 113 è stata sommersa dall'acqua. Diversi disagi per gli automobilisti costretti a percorrere le strade completamente sommerse dall'acqua. Disagi a Palermo, con centri commerciali allagati e strade trasformate in fiumi. È tornato alla normalità solo nella mattinata il deflusso del traffico veicolare nei sottopassi palermitani, che si erano allagati a causa di una breve ma intensa pioggia.
4 i soccorsi alle persone le cui auto erano rimaste pericolosamente impantanate nelle zone dove si è verificato il maggior ristagnamento di acqua piovana. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere tutto in sicurezza. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Siracusa, i consiglieri si sono aumentati lo stipendio mensile. Sentiamo. C'è stato il tempo in cui per diminuire la spesa pubblica si abbatteva il numero dei consiglieri comunali, che a Siracusa da 40 sono passati a 32, in cui ridursi lo stipendio per amministratore e consiglieri comunali era un vanto che andava di moda. Erano gli anni in cui, con i risparmi di quel 20% in meno sugli emolumenti di sindaco e assessori, si finanziavano i progetti start-up dedicati alle nuove imprese o attività a sostegno della promozione del diritto allo studio. Oggi quei tempi sembrano lontani, spiega Carlo Gradenigo, che è il presidente di Lealtà e Condivisione. Con una delibera di giunta del 4 luglio 2023 e l'approvazione di una variazione di bilancio del Consiglio Comunale votata la settimana scorsa da 23 consiglieri su 32, ad esclusione di Greco, Gennuso, Zappull, Messina, Rabito, Milazzo e Ortisi, i rappresentanti eletti e nominati dal Comune di Siracusa hanno deciso di adeguare la propria retribuzione ai parametri della nuova legge regionale. Un passaggio che porterà, come dedotto dall'ex consigliere comunale Mangiafiga, ad un esborso di 1.300.000 euro in più all'anno per le casse comunali, ovvero 6.500.000 nei 5 anni di governo. Una somma enorme per un comune indebitato come quello di Siracusa, che per la stessa cifra, 1.200.000 euro, utilizzate per la tanto propagandata manutenzione ordinaria delle strade, ha dovuto contrarre un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti, che non trova 200.000 euro per affidare il servizio di diserbo cittadino, assente al 2021, e le risorse per sistemare scuole e impianti sportivi. Domani però verserà 1.300.000 euro di fondi comunali ogni anno in un capitolo di bilancio ad hoc per il solo aumento dei compensi personali. Oltre allo sgomento, conclude Gradenigo, la domanda che nasce spontanea è: da dove verranno tolti? Apriamo la pagina dello sport, uno sguardo generale alla Serie D, che vede sempre in testa Trapani, Siracusa e Vibonese. Sentiamo tutto nel servizio. Si delinea sempre di più una corsa a tre nel girone I del campionato di Serie D. Trapani, Siracusa e Vibonese, che occupano i primi 3 posti in classifica, continuano la loro marcia inarrestabile, hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Anche nell'undicesima giornata hanno vinto tutte e tre. La capolista Trapani, un'autentica macchina schiacciasassi, ha risolto nel migliore dei modi la pratica Fenice Amaranto, andando a vincere per 0-2 a Reggio Calabria. Per la squadra allenata da Torrisi si tratta della 10ª vittoria su 10 gare fin qui disputate. Non una vittoria consecutiva per il Siracusa, che ha risolto per un pelo al 95esimo un difficile incontro interno contro il Forte Licata. Vittoria in trasferta per la Vibonese contro la San Cataldese, ma con qualche rischio nel finale. La squadra calabrese, nettamente in vantaggio per 0-3, è stata parzialmente rimontata negli ultimi 10 minuti del match. Per quanto riguarda le altre squadre siciliane, bene ha fatto solo il Ragusa con un gran colpo esterno ad Acireale, male le altre. Il Canica T, che stava disputando un buon campionato, è stato fermato per 2-3 dal Real Casalnuovo, sempre sul campo neutro di Ravanusa. Batoste per Sant'Agata, sconfitto per 4-1 a Lamezia, e per l'Acragas, battuto per 4-0 in casa dell'Ocri. La Nuova Igea, infine, non è riuscita ad andare oltre il pareggio casalingo a reti inviolate con il Castrovillari, che ha inanellato il 3º pareggio consecutivo dopo aver perso tutte le altre partite del campionato. Il turno di riposo è toccato al Portici. Proseguiamo con lo sport, con una notizia dell'ultima ora: il Lamezia si ritira dal campionato di Serie D. Il progetto della squadra calabrese, si legge appunto in una nota della società della squadra, è nato con l'obiettivo di creare un'unica identità calcistica per il territorio, per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla 3ª stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Saranno quindi annullate tutte le partite giocate dal Lamezia finora, 3 punti in meno quindi anche per il Siracusa, che lo aveva battuto, come si ricorderà, in trasferta. Parliamo appunto del Siracusa Calcio e della vittoria di ieri in extremis. Al 95esimo minuto arriva il gol decisivo contro il Licata. Sentiamo tutto.
Soltanto al 95esimo, con un gol del giovane Sena, il Siracusa ha la meglio sul Licata, quarta forza del campionato. Il tecnico Artuseo Cacciola non può disporre ancora di Russotto e Markic, oltre a Di Paola in settimana, infortunio abbastanza grave per il giovane under azzurro. E allora davanti a Lamberti agiscono Gozzo, Sus, De Caro e Sena, con a centrocampo Teio, Aliberta e Limonelli. Tridente d'attacco affidato ad Arcidiacono, Maggio e Alma. Partenza sprint per gli azzurri. Al decimo minuto Arcidiacono riceve palla da Limonelli, mette a sedere un giocatore, para Valenti e poi il portiere licatese recupera il pallone proprio sulla linea di porta. Succede poco o niente, il Licata è disposto molto bene in campo e chiude tutti gli spazi agli azzurri, ma al 22esimo Alma riesce a segnare il gol su un recupero palla di Aliberta. Il tiro a giro sinistro all'incrocio dei pali da parte del bomber gelese del Siracusa, capocannoniere solitario adesso del campionato. Ma la gioia dura poco per il Siracusa, perché al 29esimo, 7 minuti dopo appena, un angolo di Murgia trova pronto sul secondo palo dopo una spizzata l'ex Aretuseo Orlando, il capitano del Licata, di piattone sinistro mette in rete la palla dell'1-1. Al 41esimo ci prova Maggio, ma c'è il salvataggio pronto di un ottimo Cappello. Sempre Maggio al 43esimo, palla per il giovane Sena, parata. Il primo tempo si chiude così sull'1-1, ma la ripresa si apre bene per gli azzurri, che intanto al settimo ci provano con Alma su assist di Arcidiacono, la sfera finisce alta, ma al decimo trovano il nuovo vantaggio con la percussione del giovane Aretuseo Gozzo, che serve un pallone d'oro ad Alma. Il piattone sinistro del bomber Aretuseo non lascia scampo al portiere Valenti. Al 28esimo però si ripete l'azione del gol del Licata, questa volta in Minacori per il tapin vincente, sempre su palla inattiva, nulla da fare per il portiere Aretuseo Lamberti. Sale il nervosismo in casa azzurra, è costretto ad operare diversi cambi mister Cacciola, e in un concitato finale da un corner di Aliberta spunta la testa del giovane Sena, che mette la palla in fondo al sacco. Vittoria soffertissima questa ottenuta oggi dal Siracusa, ma importantissima, che fa il paio con le vittorie esterne di Trapani e Vibonese. La lotta al vertice continua, con la regina praticamente tagliata fuori, e da qui alla fine sarà sicuramente una lotta a tre, con il Siracusa che domenica prossima sarà di scena in Calabria sul campo della Gioiese. Sentiamo adesso le interviste del dopo partita all'allenatore e anche al giocatore che in estremis ha salvato la partita di ieri. Nel dopo partita di Siracusa Licata, il tecnico Gaspare Cacciola ribadisce le difficoltà già temute alla vigilia di dover giocare contro una squadra ben attrezzata e organizzata come quella ospite. Io lo sapevo, alla vigilia l'avevo detto, il Licata è una squadra organizzata. La squadra che da due anni fa con sempre playoff, cioè la quarta, la quinta forza del campionato, sapevamo della difficoltà del match. Devo dire che loro sono stati bravi, parlo del Licata, a stare sempre compatti, a difendersi sempre bene, cioè ci hanno levato tanti spazi, si andavano a riposizionare nella loro metà campo. Noi abbiamo cercato più volte con pazienza di girare per trovare la possibilità di andare a far gol, però ogni volta che siamo andati in vantaggio loro ci hanno sempre ristabilito la parità, e poi è uscito fuori il cuore di questa squadra, il gruppo, la gente che ci ha dato una grandissima mano, perché questo è un gol, quello del 94esimo e oltre, che viene da tutti, dalla squadra e dai tifosi che spingevano i ragazzi, che l'hanno spinto fino alla fine. Altri due gol subiti da palle inattive, 10 gol subiti su 10 gare disputate, sono un po' tante giustamente per un Siracusa che ambisce alla promozione. Sì, oggi se dobbiamo analizzare lo faremo a mente serena, è questo posizionamento sugli angoli, su una linea, su una punizione laterale. Certo che loro una buona squadra, ma hanno realizzato le due reti sul calcio da fermo, e questo sicuramente è un dato che va migliorato, va attenzionato, ma dobbiamo sempre considerare il fatto che stiamo giocando ogni 3 giorni, perciò probabilmente anche un po' di stanchezza. E comunque vedere lo stadio pieno, vi posso assicurare che non è facile,
perciò i ragazzi sentivano probabilmente addosso questa responsabilità e poi insomma siamo stati bravi comunque a vincerla meritatamente. La grande soddisfazione del giovane Sena, che ha regalato la vittoria in extremis alla sua squadra, per la gioia dei numerosi tifosi presenti sugli spalti. Partita molto impegnativa, abbiamo dato il massimo, siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato fino alla fine. Tralasciando il gol, avete visto come siamo in campo, siamo veramente uniti, una squadra molto compatta. Sì, è stato quest'angolo delle porte, nel frattempo Pacca mi dice rimani sul secondo, io là fermo che aspettavo solamente il pallone per metterlo dentro. Fortunatamente così è stato e sono molto contento di ciò, di regalare questa vittoria a tutti i tifosi. Grazie. E con lo sport finisce il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per l'attenzione dedicata e vi auguriamo un buon proseguimento, arrivederci alle prossime edizioni.